22 giorni esatti senza ricevere uno straccio di cartolina. Stavolta tocca a San Macario, frazione non in cima all'Everest ma a 6 km da Lucca, essere dimenticata da Poste Italiane. Si rinnova un rito che sta diventando un classico nelle nostre estati. Il portalettere va in ferie e con lui anche il servizio di consegna di cui si occupa. A chi tocca non broncioli, dice un detto popolare lucchese. Le poste si sono ormai trasformate in un grande carrozzone diviso in due, da una parte il ramo postale, dall'altro quello bancario. Il primo è un costo, il secondo un ricavo. Non è difficile immaginare dove l'azienda impieghi le sue risorse e destini i suoi investimenti. Caso analogo al nostro sistema ferroviario, dove l'alta velocità viene assai prima del servizio locale. Intanto a San Macario in Piano la gente attende, 63 famiglie del residence La Fornace e tutti gli altri che vivono in zona. Del postino si sono perse le tracce dal 27 giugno e le missive non arrivano nemmeno all'ufficio postale di Ponte San Pietro, dove gli impiegati non sanno dare alcuna informazione. Alla sede centrale in via Carlo Piaggio invece il telefono suona a vuoto. Abbiamo provato a comporre 5 numeri diversi fra venerdì e stamani, ma nessuno ha mai risposto. Chissà, magari se ne sono andati tutti in vacanza assieme al postino di San Macario.